tutti i miei principi e principesse e bentornati su MTV. Per chi se lo stesse chiedendo, sì, ho cambiato il mio colore di capelli, cioè non proprio cambiato. Come sapete, ormai da 3 anni usavo l'olio schiarente, però non mi dava un effetto molto naturale. Aveva questa tinta un po' giallastra, barra arancione. Era da un po' che volevo cambiare, cercare qualcosa di un po' più neutro, della stessa tonalità del mio colore naturale, solo un po' più chiara. Quindi adesso ho semplicemente usato un tonalizzante su tutti i capelli, lascerò crescere i miei capelli del colore naturale e da questo momento in poi userò semplicemente dei colpi di luce sul resto dei capelli. Sono molto contenta perché era da molto tempo che volevo fare questo cambiamento e che non ero più soddisfatta dei miei capelli. E adesso torniamo a noi. Il mese di maggio è appena finito, è iniziato il mese di giugno, quindi vi parlo dei miei preferiti del mese che è appena passato. Cominciamo! Quanto riguarda i vestiti, il mio preferito sono stati questi shorts, li ho comprati da Pinky. Mi sono accorta recentemente che tutti i pantaloni corti che avevo per l'estate erano dei jeans e ho pensato che fosse una saggia idea cercare anche dei pantaloni di stoffa che potessero essere un po' più comodi da poter indossare quando c'è caldo, si possono abbinare più o meno con tutto e sono molto molto contenta del mio acquisto. Per quanto riguarda il trucco, ho 2 preferiti ed entrambi sono rossetti. E sono quello che sto indossando adesso, che è di Deborah, ed è il 21 matte, che si chiama Atomic Red. È questo colore tra il rosso e il viola, molto scuro, mi piace moltissimo per quando devo vestirmi elegante e voglio usare un po' di più col colore delle mie labbra da indossare la sera. In generale i rossetti matte mi piacciono alla follia, sono decisamente innamorata di questo colore, ma sono innamorata anche di quest'altro colore che è molto diverso ma va bene per altre situazioni, quindi diciamo che sono complementari e li sto usando tutti e due tantissimo. Questo qui è invece fucsia ed è il 950 di Maybelline, è matto anche questo e si chiama Magnetic Magenta. È quello che ho indossato nell'ultimo video, molti mi hanno chiesto quale fosse ed era questo. È un fucsia molto intenso, molto vivace e appunto per le giornate estive mi sta piacendo tantissimo. Sono pazza per questi due, li adoro. Per quanto riguarda il cibo, una grande novità che ho introdotto recentemente nella mia alimentazione è il latte di soia. Molti di voi lo sanno, sto cercando di eliminare i prodotti animali dalla mia alimentazione. Non credo che riuscirò mai ad arrivare ad essere completamente vegetariana o vegana, perché finché cucino a casa mia e preparo io i miei pasti è un conto, ma se devo andare in un ristorante e dover fare un sacco di storie per chiedere al cameriere quali sono le opzioni, magari una cosa è completamente vegana però è cucinata col burro, così insomma in questo momento non mi sento in grado di garantire che non userò più nessun tipo di prodotto animale. Però quando è possibile, quando sono io a casa mia e controllo io il cibo che mangio, faccio il possibile per escluderlo ed è una scelta che mi sta facendo sentire molto bene dal punto di vista in realtà anche della salute. Mi sto sentendo proprio molto piena di energie. Comunque ho sempre mangiato pochi prodotti animali in tutta la mia vita, cioè a parte il latte molto quando ero piccolina, ma già da un po' avevo smesso, carne ne ho sempre mangiata pochissima, pesce pure, quindi insomma non è stato molto difficile diciamo come cambiamento. Non è un peso per me, anzi è una cosa che è veramente un piacere quando so di non aver fatto stare male l'essere animale. Comunque, discorso un po' lungo ma è una cosa importante per me. Ho scoperto tra i vari tipi di latte di riso, di mandorla eccetera, che il latte di soia è quello che preferisco da usare con cereali o biscotti. Anche quello di mandorla mi piace, però lo preferisco proprio come bevanda, non tanto per l'accompagnamento di altri cibi diciamo. E sempre in tema con quello, sto mangiando questi budini che sono al cioccolato e alla vaniglia e sono alla soia, sono della Soya San e mi piacciono tantissimo. Per quanto riguarda la categoria altro, il mio oggetto preferito del mese è questo. Capirete meglio il perché quando vi parlerò dei miei momenti preferiti del mese, ma in poche parole è un regalo che mi ha fatto il mio ragazzo quando siamo andati per un weekend a Milano ed è stata una cosa molto dolce, molto carina e in più mi ricorda di quel weekend che è stato davvero stupendo. Come sapete io adoro dormire con il peluche la notte, ho bisogno di qualcosa da abbracciare anche se ho 18 anni. E in più profumo di fragola, fantastico! Per quanto riguarda la musica, le mie canzoni preferite del mese sono Cheap Thrills di Sia feat. Sean Paul, Me, Myself and I di G-Eazy e Bebe Rexha, e infine 2 canzoni le metto insieme perché fanno un po' parte della stessa categoria e fanno anche parte dello stesso album e sono Wait e Midnight City degli M83. Queste 2 canzoni le ho scoperte perché fanno parte della colonna sonora di The Fault in Our Stars, Colpa delle Stelle, che è un film che adoro. E queste canzoni mi piacciono un sacco perché appena le sento mi fanno immediatamente pensare al film e mi fanno proprio emozionare.
eccoci arrivati all'ultima categoria, che è quella dei momenti preferiti del mese. Come vi ho già accennato, io e Lella abbiamo passato un weekend a Milano, l'1 e il 2 maggio, ed è stato veramente speciale per diversi motivi. Milano è una città che adoro. Innanzitutto ci andrei sempre se fosse per me. Ci siamo andati per un motivo abbastanza importante dal punto di vista di YouTube, diciamo, non vi dico altro. E poi era la prima volta che io e Lelle passavamo 2 giorni in una città, in albergo, proprio soggiornando per 2 giorni, non solo una piccola gita in giornata, quindi è stato veramente speciale da tanti punti di vista. È stato bello stare insieme a lui, passare questo momento speciale con lui. Mi ha anche permesso di essere indipendente, perché ho dovuto prenotare io l'albergo e treno eccetera, e di solito sono sempre state cose che facevo con l'aiuto dei miei genitori. Anche le cose più piccole, tipo pensare a cosa portare in valigia, essere sicuro di avere tutto, non sono cose facili, non vanno date per scontato. È stata veramente una bella esperienza. Come se il mese non fosse stato già abbastanza intenso, io e la classe di mia cugina abbiamo vinto un premio europeo per un video che avevamo creato verso l'inizio dell'anno. Abbiamo vinto questo Jugendpreis, siamo arrivati proprio primi in tutta Europa, fra tantissimi paesi, Francia, Germania, Polonia, Italia. Wow! Per festeggiare la vittoria hanno spedito come rappresentanti del gruppo che aveva creato questo video me, Nicole e altri suoi 3 compagni di classe, Davide, Ilaria e Alessia, a visitare la Germania, Francoforte, a Wiesbaden e Darmstadt per 5 giorni. Mi sono innamorata di Francoforte, è una città bellissima e voglio tornarci. La compagnia era fantastica, davvero non potevo sperare di andarci con persone più simpatiche, mi sono trovata veramente bene. Le città erano stupende e poi l'ultimo giorno in cui eravamo lì c'è stata la premiazione vera e propria, che è stata molto emozionante. Ho dovuto fare un discorso in tedesco ed ero... Però è andato tutto bene ed è stato veramente bello. Se siete interessati, trovate il vlog di tutti questi 5 giorni sul mio secondo canale, Emma Vlogs. Trovate il link qui sotto e info box, solo se siete interessati, se no. Poi siamo arrivati a 80.000 su questo canale, 80.000 iscritti, e siamo quasi a 90.000. Tutto normale, grazie. Non ho parole. Comunque, sto divagando. In più, nel mese di maggio ci sono state le gare degli sbandieratori, dei musici e il corteo del palio. Mi piace tantissimo vedere questo tipo di evento dove tutti sono vestiti secondo la moda medievale rinascimentale, come un po' un salto nel passato. E mi sento molto fortunata a vivere a Ferrara, una città che appunto ancora mantiene viva questa tradizione. Io e la mia classe abbiamo presentato a teatro un nostro progetto, abbiamo creato una piccola recita di Otello fatta a modo nostro. È stato molto bello recitare a teatro e in più è stato bello più il processo di fare le prove, organizzarci, scrivere, tutta la fase di preparazione per uno spettacolo a teatro. E infine una cosa non da poco, decisamente. Il 29 maggio, pochi giorni fa, la mia migliore amica Alice, che io chiamo la mia sister perché siamo letteralmente cresciute insieme, la conosco dal giorno in cui è nata, è stata per 10 mesi negli Stati Uniti, ha fatto questo anno all'estero per studiare lì, e quanto mi è mancata, Dio mio quanto mi è mancata. Non avevo mai in tutta la mia vita passato così tanto tempo senza di lei, quindi è stato difficile. Però adesso è tornata e io non vedo l'ora di passare un sacco di tempo con lei. Adesso arriva anche l'estate, quindi io mi trasferisco direttamente a casa sua, la avverto. Io sarò lì giorno e notte perché devo recuperare 10 mesi perduti. Molti di voi mi hanno chiesto se la vedrete nei video e sì, la vedrete molto presto, non preoccupatevi. Non so ancora se con il best friend tag o la pizza challenge. Fatemi sapere cosa vorreste vedere prima nei due nelle annotazioni qui di lato dove c'è la piccola i. Ve lo chiederò anche su Twitter, così magari potete farmi sapere la vostra. Comunque, la vedete molto presto. Comunque, tutti questi mesi siamo sempre riuscite a essere vicine. Sono contenta di essere riuscita a mantenere il rapporto con lei, nonostante la distanza. Questo mi ha dimostrato, come se già non avessi la certezza, che abbiamo un rapporto che niente e nessuno può spezzare, davvero. E in più, è quasi finita la scuola. Quello da solo basta per rendere maggio un mese speciale. È stato tosto con tutte le ultime verifiche, le ultime interrogazioni. Non se ne poteva più, ve lo garantisco, ma ci siamo. Ci siamo quasi. Quindi maggio è stato un mese pienissimo, molto molto speciale. È stato un bel mese e adesso ci aspetta una meravigliosa estate. Ne sono più che sicura. Anche perché l'anno prossimo ho la maturità, quindi quest'estate me la devo godere al massimo. Non pensiamoci. Comunque, grazie per aver guardato questo video. Se vi è piaciuto mettete un bel pollice in su, scrivetemi qui sotto nei commenti cosa ne avete pensato e quali sono stati i vostri preferiti del mese di maggio. Iscrivetevi a questo canale e al mio secondo canale se non volete perdervi i miei prossimi video. Spero che avete una splendida, magnifica e meravigliosa giornata e ciao al prossimo video! Oh!